Ah ragazzi, buenos dias. Oggi siamo qua in Toscana, tra l'altro dai ragazzi di Agri Enduro. Come va? Bombera? Forza? Grandissimo. Allora, oggi cosa faremo? Andremo a mettere a dura prova la Talaria. Tra l'altro so che anche voi quale avete, così. Diciamo che è circa un anno che abbiamo le Talaria e sono moto che mettono veramente a proprio agio il cliente, soprattutto per la prima volta, sono piccoline, sono facili da gestire. Esatto, proprio anche per chi è alle prime armi con l'enduro, ragazzi, trovate subito feeling davvero. Però oggi la mettiamo a durissima prova, eh? Sì, dai, oggi proviamo veramente a tirare fuori il massimo da questo attrezzino. Anche perché so che sei il campione te qua. Sì, dai, diciamo che un po' di moto l'abbiamo consumate, quindi esatto. Po' di esperienza l'abbiamo fatta. Grande, grande. Bene, io direi, andiamo a divertirci, andiamo a scoprire un po' questi posti. Tra l'altro vi faccio già vedere la location qua dietro. Tanta, tanta roba, ecco, meritano tanto questi posti. Quindi, vamos! La mettiamo a dura prova qua al Talarione. Oh, il punto! E fuego! Non vorrei dire, ma l'abbiamo preso! Buona, ci siamo. Oh, ragazzi, non vi nascondo che ho mezzo surriscaldato il freno davanti, ma per me perché ho piegato un po' il tubo, mi dà questo problemino qua. Vabbè, comunque, direzione ora andiamo a far l'hard, giusto? È chiaro. Vamonos. Buona, bella. Pechino di gas. E ce la facciamo, aspetta, ok. Devo solo capire, ragazzi, il dove mettere le ruote. Ora, la pendenza sicuro non renderà niente da GoPro. No, credetemi che è bella gnecca questa. Madonna. Ho intravisto sul panorama, ragazzi, tenetevi pronti. Oddio. Andiamo. Minchia. Qua merita, eh. Vai, la provo. C'è un muro. Un muro è andata su. Riusciamo a riprenderla. Cioè, questo se non è hard, ragazzi. Wow. Vai, bro. Guardatevi perché qui il posto merita tanto, eh! Oh! Che bello qua! Ma si prosegue nel fiume, eh! Ah, ragazzi, stiamo a dura prova al mezzo! Sono l'acqua ghiacciata sul collo! Wow! Che qua è da 10! Location 10. Pazzesco. Guardate che storia. Bellissimo. Ho esagerato qua. Porco
2, di lavata e la faccia al punto. No! Grande F! Boh! Voleva fare il figo! No! No, gli hai ucciso, gli hai ucciso la moto! No. Gli hai ucciso la moto! Oh. Cioè, il danno più grosso è che si è staccato anche il filtro, cazzo! Comunque, facciamo un rapido tutorial cosa fare in queste situazioni, ecco. Allora. Con un quattro tempi, tra l'altro, che dovrebbe essere un po' più complicato. Ma un po' più semplice, a regola. Più semplice. Ah, più semplice col quattro tempi? Quando non beve, solo che ora ha bevuto, quindi. Ha bevuto. Interessante. Allora, balzata davanti. La gordota ha bevuto. Vai. Sì, solo l'Efe può far stare. Guardate, guardate che roba. Porco cane. Buono, buono. Bravi. Oh! Hai visto che roba? Sì, sì, sì. E perché il problema anche più grosso è che non ha la tensione a pedale questa. Inizia. Che solo tu puoi far certe robe. C'è il video dentro di faccia. Sì, ho visto. Ho visto il video. Dai, dai, adesso almeno gira. Oh! Eccola! Vai, buttala giù ora. Chi è? Guardate che roba. Dai, pazzesco. Minchia, io col due tempi, ragazzi, mi era successo la stessa cosa. Avevo perso almeno 2 ore tutte. Questa è partita subito. Oh! Minchia, ragazzi, beccate che noi siamo finiti. Wow, che posti veramente. Toscana merita un sacco, ve lo giuro, questi colli spaventosi. Che mattina bike ride ci vuole. Vai, tra l'altro, qui davanti c'è il buon Pizzi che è in mano il drone FPV. Quindi ora vi lascerò magari qualche ripresa come si deve. Tra l'altro io non posso fare altro che ringraziare i ragazzi di Agri Enduro perché veramente sono qui è solo per loro. Wow, esperienza stupenda tra l'altro. Quindi se anche a voi vi piace l'enduro, ragazzi, vi piace viaggiare, vi piace fare, o magari siete anche della Toscana, passate qui assolutamente. E sono già là in fondo. Se siete arrivati qua siete dei grandi numeri uno e per questo voglio farvi vedere quello che è uno spoiler della Talaria. Infatti quando sono tornato dalla Toscana avevo un po' di problemi, ho finito tutte le gomme, ho finito i freni e ho detto vabbè, non posso cambiare quelle due cosettine lì, devo farci delle modifiche super super calienti. E infatti credetemi, a sto giro si è superata. L'ho rifatta vedere a dei miei amici che non volevano più sapere della Talaria, che non gli piaceva e tutto, l'hanno rivista così in questo upgrade, hanno detto wow, la devo comprare, stupenda, hai tirato fuori una bomba. Perché infatti il potenziale di questo mezzo è assurdo, però bisogna essere bravi a valorizzarlo, ecco. Io in questo, vedete, ci do quel tocchettino caliente e non mi batte nessuno. Non voglio vantarmi tanto, ma credetemi che questo è uno dei mezzi usciti meglio in assoluto. È stupenda, veramente tutti i giorni che la vedo mi piace troppo. Ora, mini spoiler, bam! Ovviamente è censurata, ragazzi, non posso spoilerarvela così. Però arriviamo a 10.000 like che vi butto subito fuori il video delle modifiche, ecco, quindi conto su di voi, se volete vederlo dovete solo lasciare un like sotto questo video, così arrivati i 10 lo vedrete subito. Bene, e niente ragazzi, spero che i video in enduro vi piacciono ancora, in tal caso scrivetelo qua sotto, voglio sempre il vostro support, ci tengo a voi, del mio pubblico, la mia famiglia, e adios!